Qui non facciamo il sindaco, né il sindaco di Torino né quello di Milano, né qui siamo sindaci di comuni molto piccoli. A mantenere. No, no, io non sono agitato, sono tranquillissimo. Io sono molto tranquillo, anzi più che tranquillo. Lo dica l'Appendino che si va a mantenere e più non fa niente. No, no, ma no, no, non ha bisogno. Non ha fatto niente, non ha bisogno. Voglio solo chiarire che sia chiaro. Ma non credo di aver parlato a nome personale, credo di aver parlato a nome di tutti. No, ma Angelo, se la signora è di San Mauro, posso rassicurare sul fatto che non paga l'indennità di nessuna delle persone qui presenti. Sì. Mi pare che non ci sia San Mauro. Allora, quindi in realtà non pago, ma paga l'indennità di questi. Stanno divulgando delle informazioni, ma non sono. Comincio a avere le tasche piene. Ma se non sono devo dire quello che mi dà ancora al gruppo e poi dopo rimane questa roba qua, comincio a avere le tasche piene. Essendo un ponte per facoltà, non si sta agitando un quindi in linea di principio potrebbe anche starci un tempo minore, ma se non lo dicono ce lo dicono, sono mezze voci che ci dicono, noi non è che possiamo prenderci la responsabilità di dirvi guardate tra 15 giorni c'è il ponte aperto, perché poi verremo smentiti, ma soprattutto non è una cosa che gestiamo noi, mantenete le promesse che avete fatto, date quella spinta. Vi dico questo, noi abbiamo fatto qui due manifestazioni. Prima ci hanno detto che non si poteva. Dall'altro lato. A giugno. Era prima di giugno. No, ma aspetta. Questo era solamente per dirle che fino a quando abbiamo fatto la manifestazione ci hanno detto che era impossibile utilizzare la somboggenza. Sì, Magnetto me lo conferma. Dopo che abbiamo fatto la manifestazione hanno detto no, in effetti la somboggenza possiamo utilizzarla ma solo per metà appalto. Quindi se non avessimo fatto quella manifestazione, mia opinione personale, non partiva nulla. Siccome adesso però la stanno tirando per la lunga e per il secondo appalto, che ancora non abbiamo capito perché hanno spezzato in due il lavoro, perché come vedete il lavoro è sempre lo stesso ponte, allora spingiamo perché si diano andi. Non hanno utilizzato la somburgenza, avrebbero risolto probabilmente tutto entro settembre come ci avevano promesso, ma non a noi, a tutta la cittadinanza, al teatro Gobetti di San Mauro, qui ci sono anche alcuni giornalisti presenti, con tanto di slide, della città metropolitana, sì, state tranquilli. Io credo che non sia più il tempo di fare ancora incontri.